una buona serata, edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con l'operazione Castrum, perché all'alba di questa mattina la Guardia di Finanza di Teramo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito 4 misure cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari a Giulianova e a Teramo. Tra gli arrestati la dirigente dell'ufficio lavori pubblici del comune di Giulianova, Maria Angela Mastropietro, suo marito, l'imprenditore Stefano Di Filippo, e il funzionario della ASL di Teramo, Carmine Zippilli. Continuano intanto gli interrogatori da parte dei finanzieri a tutto il personale tecnico del comune giuliese e non si escludono altri arresti. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Gravi reati di corruzione, tentata concussione, abuso di ufficio, falsità in atti pubblici e in materia edilizia ed urbanistica. All'alba la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Teramo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito 8 misure cautelari restrittive della libertà personale, 4 custodie cautelari in carcere e 4 arresti domiciliari a Giulianova e a Teramo. Sono finiti in carcere Maria Angela Mastropietro, dirigente comunale del settore lavori pubblici del comune di Giulianova, suo marito Stefano Di Filippo, imprenditore edile, Andrea e Massimiliano Scarafoni, fratelli imprenditori edili di Giulianova. Agli arresti domiciliari sono finiti Sergio Antonilli, collaboratore del Di Filippo, Nello Di Giacinto, imprenditore giuliese, Filippo Di Giambattista, della Giulianova Patrimonio, e Carmine Zippilli, funzionario dell'ufficio tecnico appalti dell'ASL di Teramo. L'operazione denominata Castrum è partita nel 2016 da presunti appalti pilotati e corruzione da parte di funzionari pubblici ed è stata condotta dai magistrati Luca Sciarretta e Andrea De Feis. Ma qual era il meccanismo? Funzionava che abbiamo un funzionario di Giulianova che si avvaleva del proprio coniuge perché aveva un'impresa di costruzione, quindi solo chi si avvaleva di quell'impresa di costruzione poteva ottenere piaceri e favori e provvedimenti. E poi abbiamo un altro funzionario dell'ASL che naturalmente faceva, ponendosi in essere una serie di false, sempre per ottenere vantaggi personali per lavori, anche questi in gran parte inesistenti. Lei ha detto che non avete guardato in faccia a nessuno. No, noi non guardiamo mai in faccia a nessuno. Ho detto che Giovanni Falcone diceva che bisognava, visto che oggi ricordiamo la sua strage, che le persone si connotano non con le belle parole, ma con i fatti. Noi, la Procura di Teramo, la Guardia di Finanza, hanno dimostrato oggi con i fatti il proprio impegno per quanto riguarda i reati nei confronti della pubblica amministrazione. Intanto i finanzieri stanno interrogando tutto il personale dell'ufficio tecnico del comune di Giulianova, perché l'indagine Castrum continua, non è ancora finita e non si escludono nuovi arresti. Ancora cronaca, 12 panetti di hashish nascosti tra la vegetazione a Bezzola, nel parco fluviale di Teramo, e l'arresto di 2 marocchini. È il bilancio dell'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Teramo, supportati dall'unità cinofila della compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova e dal personale del comune di Teramo, subito resosi disponibile per lo sfoltimento della vegetazione. L'hashish, del peso complessivo di circa un chilo e 300 grammi, avrebbe fruttato sul mercato circa 4.000 euro. I 2 extracomunitari sono stati associati presso la casa circondariale di Teramo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ci spostiamo all'Aquila, si finge accoltellato per riconquistare la ex, ma poi confessa e la polizia lo denuncia per simulazione di reato e procurato allarme. Il servizio è di Daniela Rosone. Si ferisce e inventa un furto per riconquistare l'ex fidanzata. È accaduto all'Aquila. Si è procurato delle ferite con un coltello per simulare di essere stato accoltellato in piena notte da 2 malviventi originari dall'est Europa, che a suo dire lui aveva sorpreso a rubare nella casa della sua ex fidanzata, ma era solo un tentativo per riconquistarla. Poi troppe incongruenze nel racconto del giovane aquilano, che aveva chiamato la polizia. Queste hanno insospettito gli investigatori, che solo in tarda mattinata, però, quando il trentenne ha ammesso di essersi inventato tutto, hanno fatto rientrare l'allarme. Per tutta la notte, infatti, la squadra mobile guidata dal nuovo dirigente Tommaso Niglio, rafforzata dalle volanti ed intesa con la Procura della Repubblica, aveva effettuato battute di caccia, chiamiamole così, per cercare i 2 ladri armati. Il giovane poi, nel fornire delle dichiarazioni spontanee, ha confessato di aver inscenato il fatto di sangue per attirare l'interesse della sua ex, che evidentemente aveva tentato così di riconquistare. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con una prognosi di 20 giorni per ferite al fianco, ma sarà anche denunciato per simulazione di reato e procurato allarme.
Apriamo la pagina sindacale adesso perché il segretario nazionale della CISL, Anna Maria Furlan, è intervenuta questa mattina a Vasto per il congresso interregionale della CISL per il rinnovo dei vertici di Abruzzo e Molise. Intanto nel pomeriggio è stato eletto il nuovo segretario interregionale Leo Malandra. Vediamo. Al congresso della CISL Abruzzo e Molise in corso a Vasto per il rinnovo degli organi interregionali, questa mattina è intervenuta il segretario nazionale Anna Maria Furlan, che ha sottolineato come nella nostra regione la ripresa economica sia ancora fortemente condizionata dalle conseguenze degli eventi calamitosi dello scorso inverno. Intanto è arrivato alla scadenza del suo mandato il segretario uscente Abruzzo Molise Maurizio Spina. Siamo in Abruzzo, una regione che sta pagando ancora pesantemente quanto accaduto a gennaio, il terremoto, il maltempo, la valanga di Rigopiano, una regione che fatica a ripartire. Una regione che è stata davvero stravolta da questi eventi così disastrosi. Ma proprio partendo dall'Abruzzo, la CISL ha fatto un appello molto forte, l'ha fatto il segretario Spina nella sua relazione. Pensiamo ovviamente alla ricostruzione, è fondamentale. Ricostruire significa permettere ai nuclei familiari, alle singole persone, di continuare a stare, a vivere, a produrre laddove sono nati e laddove sono vissuti per così tanto importante tempo. Ma anche mettere davvero in sicurezza tutta quella parte del centro Italia, in modo particolare del nostro paese e non solo ovviamente il centro Italia, perché non debba più ripetersi ancora una volta che dobbiamo piangere i morti e i disastri dovuti al terremoto. Quindi ricostruire contemporaneamente azioni davvero incisive e importanti per mettere in sicurezza il nostro territorio nazionale. Prioritario resta per il segretario nazionale della CISL il problema occupazione. Lavoro, lavoro e lavoro. Questo è il tema più importante di cui tutto il Paese si deve fare carico. In primis ovviamente chi governa sia a livello nazionale che a livello locale e regionale. Il tema del lavoro è la priorità per gli italiani e le italiane. Se ne discute troppo poco e soprattutto si programma troppo poco per creare le condizioni per avere più posti di lavoro nel nostro Paese. Il tema non è solo le regole del mercato del lavoro che tanto appassionano i dibattiti e anche gli scontri politici, il tema è la crescita e lo sviluppo. E non ci sono scorciatoie, un Paese che deve riprendersi, un Paese che deve guardare al futuro, deve fare investimenti su ciò che determina futuro, e cioè sulla ricerca, sull'innovazione, ma anche sulle infrastrutture che sono così carenti e decadenti nel nostro Paese. Quindi mettere al centro il lavoro significa occuparsi seriamente di crescita e di sviluppo, non ci sono scorciatoie. La rabbia dei presidi è questo l'hashtag lanciato dai dirigenti scolastici dell'ANP che si preparano alla manifestazione di protesta che si terrà giovedì 25 a Roma. Chiedono che doveri e diritti siano equiparati. Alfredo Primante. Sale la rabbia dei presidi, come si sarebbero chiamati una volta e come vogliono continuare a chiamarsi, oggi invece trasformati nel nome più altisonante di dirigenti scolastici. Un cambio di nomenclatura a cui sono corrisposti molti oneri e pochi onori, dice l'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle altre professionalità della scuola, che ha organizzato per questo, giovedì prossimo 25 maggio, una manifestazione di protesta a Roma sotto la sede del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. A cui prenderà parte anche una delegazione abruzzese che questa mattina a Chieti ha voluto incontrare la stampa per rappresentare le problematiche che quotidianamente vivono i dirigenti scolastici a capo delle scuole di ogni ordine e grado. Salari non equiparati ai dirigenti della pubblica amministrazione di pari livello, poco personale a disposizione, sempre meno fondi da gestire per le scuole che dovrebbero essere autonome e tante responsabilità da prendersi, a cominciare da quella che riguarda l'incolumità degli studenti. In effetti le richieste sono tre.
Innanzitutto la prima richiesta è di fare in modo che le competenze siano conformi alle responsabilità, cioè i poteri devono essere adeguati alle responsabilità previste dalla legge e dalle norme. Seconda richiesta è di una equiparazione retributiva agli altri dirigenti amministrativi dello Stato. Basti pensare che oggi un dirigente scolastico prende mediamente lo stipendio pari alla metà di un dirigente amministrativo. E la terza richiesta è di far funzionare effettivamente le autonomie scolastiche limitando o annullando quelle che sono le molestie burocratiche. La riforma della buona scuola per alcuni sindacati avrebbe trasformato i dirigenti scolastici in veri e propri sceriffi, una definizione che la ANP rispedisce al mittente spiegando che la legge non consente ai presidi di scegliere tout court i docenti. Il preside sceglierà in base a un avviso pubblico per cui i docenti sanno che verranno valutati per quel più che fanno sulla base di quell'avviso pubblico fatto in precedenza e quindi a conoscenza. Quindi non ci sta nessuna arbitrarietà da parte del dirigente scolastico che ha un solo obiettivo, quello di garantire la qualità del servizio al massimo livello possibile secondo il fabbisogno della realtà locale. In occasione della ricorrenza della strage di Capaci, Teramo è tra le 9 città italiane che hanno risposto alla chiamata di Palermo con una giornata dedicata alla legalità. Protagonisti sono stati gli studenti abruzzesi con incontri tematici all'Università di Teramo e a seguire un corteo pomeridiano insieme alle autorità civili e militari. Vediamo. Palermo chiama Italia e Teramo risponde con una giornata tutta dedicata alla legalità. Le scuole abruzzesi si sono ritrovate in mattinata all'Università di Teramo per esporre i propri progetti e parlare di giustizia e lotta a tutte le mafie. Falcone e Borsellino sono stati ricordati in ogni momento dell'incontro e idealmente a loro sono stati dedicati pensieri e parole degli studenti. L'iniziativa è stata sostenuta dalla Fondazione Borsellino e dal MIUR. Che cos'è secondo te la legalità? Secondo me è poter fare qualsiasi cosa senza avere la paura che qualcuno ti osservi da lontano per poterti, non so, far pentire della tua decisione, quindi avere la libertà di scelta su qualsiasi cosa senza una paura superiore che ti opprima, diciamo. Quando pensi a Falcone e Borsellino, a chi pensi? Beh, a due importanti personaggi, diciamo, che hanno segnato la storia dell'Italia. Non come magari possiamo immaginare un Garibaldi che ha unito l'Italia sotto il punto di vista locale, territoriale, ma più che altro interiore, perché diciamo, l'esperienza che hanno avuto ha segnato l'Italia. Direttore, oggi la scuola è testimonial della legalità. Oggi è un importante momento collettivo della scuola abruzzese che testimonia l'attenzione, l'interesse che c'è nella scuola abruzzese per la tematica della legalità. La significativa presenza di alunni, di docenti con le diverse attività che vengono evidenziate in questa sede, ecco, dimostrano che la scuola abruzzese è fortemente impegnata su questo piano in azioni, in progetti volti ad affermare nei giovani ovviamente il principio della legalità, il principio della libera e civile convivenza tra le generazioni. Che cos'è questo vostro progetto? Questo è il gruppo provinciale antibullismo dell'USP, Ufficio Scolastico Provinciale dell'ASL di Teramo, con la collaborazione delle forze dell'ordine. Noi siamo attivi dal 2012 con l'indagine, che è la prima fase per conoscere. Poi cosa dice questa indagine? L'indagine dice che i dati confermano quelli nazionali. Noi abbiamo fatto una rilevazione interessante che oltre alle vittime fragili, le vittime provocatrici, abbiamo trovato nei nostri dati la vittima resiliente, che è una vittima che si trascina il bullismo fino alle scuole superiori e abbiamo il 22% di ragazzi che subiscono spesso. Si continua nel pomeriggio con un corteo di studenti e autorità che da Porta Madonna raggiungerà Piazza Martiri e poi libero sfogo alla legalità. Parliamo di trasporti perché l'ENAV comunica in una nota che il prossimo 28 maggio l'organizzazione sindacale unica ha indetto uno sciopero nazionale
dalle 13 alle 17 e nella stessa fascia oraria le seguenti distinte azioni di sciopero locale presso il centro di controllo d'area di Padova e i centri aeroportuali di Ancona Falconara e di Pescara. Questa è la comunicazione appunto dell'ENAV nella nota, dunque stop di 4 ore il prossimo 28 anche per lo scalo di Pescara. E gli spazi dell'autoporto di Roseto saranno a disposizione di nuovi insediamenti aziendali. Lo stabilisce una nuova legge regionale sulla intermodalità illustrata ieri a Palazzo di Città. Il servizio è di Publivideo. Ho chiesto a Regione Abruzzo un intervento per rimediare alla situazione di abbandono che c'è presso l'autoporto, sito nei pressi dell'uscita autostradale. Sapete che sono 9 ettari di terreno abbandonato da 20 anni a se stesso e bisognava quindi smuovere le acque e ho ritenuto di sollecitare la Regione a fare la stessa operazione che si è fatta a Castellalto pochi anni fa, e cioè di dare una diversa destinazione d'uso a queste aree. La Regione Abruzzo, dopo l'istruttoria, ha ritenuto dopo un'istruttoria di aderire a questa mia richiesta e quindi adesso l'autoporto, l'ex autoporto di Roseto, possiamo ormai parlare, può essere destinato all'insediamento di attività produttive e quindi di aziende. Sono uno dei firmatari appunto di questa legge, che sono uno dei promotori, che naturalmente non riguarda solo Roseto, riguarda altri siti importanti della Regione Abruzzo, altri 3 siti, uno per provincia, e naturalmente la Regione si è posta il tema di riqualificare queste zone, rendere fruibili e di conseguenza grazie a questa nuova legge tutto questo sarà possibile, una destinazione diversa per gli autoporti e gli interporti e di conseguenza la possibilità di avere uno sviluppo sia economico che industriale e quindi con ricaduta occupazionale. La revisione è stata fatta per dare anche la possibilità a tante richieste fatte in questo periodo, ma anche ai comuni, di poter interagire con questa nuova struttura. Un esempio l'abbiamo portato a Castellalto, dove una porzione l'abbiamo tra virgolette affittato, venduto, poi adesso questo è un procedimento che la Giunta stessa verificherà successivamente, per impiantare una nuova azienda di automotive. È un segnale importante, dopo tanti anni fortunatamente iniziamo a dare una risposta credo molto positiva. Io mi auguro di portare avanti anche un altro ragionamento che abbiamo introdotto anche col sottosegretario le infrastrutture per il ponte che collega le zone industriali di Roseto, ma anche quelle del Vomano, del Pineto, Atri e Cellino. Speriamo di avere risposte quanto prima. Quello è un'altra situazione che potrebbe stappare una viabilità intensa come quella della Statale 16 o della 150. E a San Pio delle Camere la chiesa di San Pietro Celestino è in stato di abbandono. Dopo il sisma del centro Italia è chiuso al pubblico un piccolo gioiello barocco del territorio aquilano. Vediamo. Uno dei gioielli del nostro territorio a San Pio delle Camere chiuso al pubblico. Parliamo della chiesa di San Pietro Celestino, l'unica nel cammino di Celestino dall'Aquila sul Muna il 3 febbraio dopo gli ultimi terremoti. Chiesa che è stata soggetta a controllo da parte delle Belle Arti e della Protezione Civile Regionale, da quel giorno di nuovo dichiarata inagibile. Una chiesa distrutta da Braccio da Montone, riedificata nella prima metà del 1500 con ampliamenti nel 1600. In fase di ristrutturazione già dopo il terremoto del 2009 è rimasta chiusa al culto per molto tempo. Chiusa di nuovo dopo il sisma di Amatrice, i fedeli nei giorni scorsi hanno chiesto al parroco di aprirla di nuovo. Abbandono totale, un piccione morto trovato nella chiesa che aveva fatto peraltro danni. Immagini amatoriali che testimoniano però lo stato dell'arte in una chiesa che rappresenta invece, come dicevamo, un piccolo gioiello barocco del territorio. E apriamo adesso la pagina dello sport, perché il Pescara si congeda dal pubblico dello stadio Adriatico Cornacchia con la seconda vittoria sul campo in campionato. Battuto il Palermo per 2-0, i gol di Muric e di Mitrizza nella ripresa, pochi tifosi presenti sugli spalti. Nuova contestazione a carico del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, che nel dopogara ha dichiarato che sta portando avanti una trattativa per la cessione della società con imprenditori non abruzzesi. Vediamo.
Nel deserto dello stadio Adriatico e nella sfida fra le due retrocesse del massimo campionato Pescara e Palermo, in quella che la prossima stagione sarà una sfida di B, hanno dato vita a 90 minuti almeno godibili in una atmosfera surreale, con poco più di 3.000 spettatori, fra cui una trentina di coraggiosi sostenitori rosanero. Alla fine è riuscita a spuntarla meritatamente la formazione adriatica per 2-0 grazie alle reti dei giovani Miuric e Mitriza. Da segnalare dal decimo della ripresa la protesta dei tifosi della Nord entrati in curva per contestare squadra, giocatori e società, ma anche il tecnico Boemo. Al nono la prima emozione di marca ospite con un diagonale che termina di poco al lato della porta difesa da Fiorillo ad opera di Rispoli. La risposta bianca-azzurra arriva un minuto dopo con Cerri che riceve palla a centro area, girando però incredibilmente sopra la traversa. Il Pescara insiste, così al quindicesimo Miuric di testa su perfetto cross di Caprari a mettere alle spalle di Fulignati, che non può nulla per il 21enne Scolajax e la prima rete stagionale con la maglia del Pescara. La gara è divertente con continui capovolgimenti di fronte. Nonostante il vantaggio, la squadra di Zeman a farsi apprezzare per alcuni fraseggi e la maggiore volontà. Nella ripresa si ricomincia con Mitriza al posto di Miuric nel Pescara. Il Palermo sembra maggiormente propositivo. La gara è divertente con azioni dall'una e dall'altra parte. Al sedicesimo ancora Palermo con il cross di Diamanti dalla destra per la testa ancora di Ciocev, che trova un bravo Fiorillo che riesce a respingere la conclusione e a salvare porta il risultato. Il Pescara quando attacca crea problemi al Palermo, così come accade al venticinquesimo quando Cerri si divora in area siciliana il gol del 2-0. L'ultima parte di gara vede attacchi dall'una e dall'altra parte, prima del 2-0 griffato da Mitriza che al 43esimo su perfetto taglio di Brugman supera per la seconda volta Fulignati. Per abruzzesi e siciliani appuntamento la prossima stagione ma nella serie cadetta. Ma la grossa novità arriva al 91esimo negli spogliatoi con le dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha annunciato di essere in trattativa con alcuni imprenditori non abruzzesi per la cessione della società. Ma intanto per rassicurare tutti quelli che mi vogliono vedere andare via, vi comunico che le trattative stanno andando avanti e, come ho sempre detto, per correttezza, non perché lo debba, ma per correttezza, nel momento in cui avrò queste proposte scritte le sottoporrò prima a Danilo, che è il socio della società, e poi se lui non sarà interessato andrò avanti per la mia strada. Siccome poi sono una persona responsabile, la squadra si iscriverà al campionato senza nessun problema e se non ci sarà nessuno ancora fino a quella data allestiremo una squadra competitiva per fare il campionato di Serie B del prossimo anno, come sempre è successo. Lei ha parlato qualche istante fa dicendo probabilmente De Cecco non entrerà nel Pescara e Oliveri ha più volte parlato con l'ex vicepresidente del Pescara che non sarebbe intenzionato ad entrare, però stanno andando avanti delle trattative. Con chi, lo possiamo sapere? Beh, quelli sono fatti miei, se permettete. Ma ci sono imprenditori non abruzzesi? Assolutamente sì. Sì, perché in Abruzzo purtroppo di gente disponibile a comprare il Pescara ce n'è poca e dopo queste manifestazioni ce ne sarà sempre di meno, perché purtroppo nessuno ha voglia di fronte a un'annata sciagurata di sentirsi criticato in questo modo. E soprattutto posso capire se avessimo fatto così male, siccome in questi 5 anni ritengo di non aver fatto così male, ma anzi al contrario di aver fatto anche molto bene. È chiaro che poi andare a parlare con un imprenditore locale e dirgli che deve entrare nel Pescara probabilmente ti fanno due pernacchie, una prima e una dopo. E vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi sotto questo punto di vista. Scendiamo in Lega Pro adesso, perché il Teramo dopo gara 1 del play-out con il Lumezzane si prepara alla partita di ritorno domenica prossima al Bonolis. Tra i più positivi nella gara in Lombardia Alessandro Di Paolo Antonio, che guarda con fiducia alla partita di ritorno. Vediamo. Alessandro, un pareggio prezioso ma che non chiude affatto il discorso salvezza intanto. Ma lo sapevamo, anzi a mio avviso anche se avessimo vinto non sarebbe stato chiuso niente, perché questa è una squadra che comunque l'abbiamo vista, ti fa giocare tanto, poi in contropiede è letale, quindi dovremmo stare dal primo minuto concentratissimi, perché sappiamo che abbiamo 2 risultati su 3 e poi dobbiamo fare una grande partita e speriamo che il pubblico sia numeroso come l'ha fatto oggi. Infatti abbiamo tra virgolette giocato in casa, perché questa è una grandissima tifoseria, oggi ci ha incitato al
primo all'ultimo. Io sinceramente mi sono proprio l'adrenalina subito dal primo minuto per come andavano, quindi faccio un appello che ne siano ancora di più domenica per la battaglia finale. Senti, a proposito di adrenalina al primo minuto, hai avuto subito dopo 30 secondi la palla per l'1-0. Infatti non ho avuto neanche il tempo di pensare, che proprio mi è capitata quella palla lì, ho tirato proprio a botta sicura, poi non so neanche chi l'abbia presa alla fine, però ho proprio tirato a botta sicura e purtroppo è andata così. Mi dispiace anche per i miei compagni, che comunque abbiamo avuto il primo tempo dell'occasione nitide, però meritavamo il gol e grazie a Dio con quello spunto che abbiamo fatto abbiamo segnato, ma meritavamo il gol per le occasioni create. Ecco, Golotti ha detto però serve più cattiveria, più concretezza, 4 palle gol nel primo tempo così sciupate. Ma sì, infatti sono dando interviste che proprio dico quello, noi siamo una squadra che ha tanto palleggio, arriviamo sotto porta con tanta facilità, però poi negli ultimi 10-15 metri è lì che ci manca di cattiveria, non siamo tanto cinici, dobbiamo sfruttare più queste occasioni perché i gol sono importanti in questo play-out, quindi sicuramente oggi ci è andata male, speriamo che già da domenica i gol che ci siamo mangiati qui li possiamo riportare al Bonois. E l'Aquila Rugby invece perde con orgoglio la finalissima per il salto in eccellenza, ma riparte da questo anno straordinario per riorganizzarsi. Il servizio è di Niuscia Riocci. Il sogno neroverde termina allo stadio Lanfranchi di Parma per 14-38 in una solata domenica di primavera e con il sostegno morale di un cospicuo numero di tifosi, circa 500. Perdere una finale è indubbiamente frustrante per una squadra che con determinazione e costanza ha affrontato brillantemente un campionato non privo di difficoltà. Una squadra giovane, quella aquilana, che ha combattuto con grinta e prestanza atletica, ma non è stato sufficiente e mi dice che con più esperienze e commettendo meno errori si aggiudicano nella gara secca il passaggio in eccellenza. La prima meta dei toscani arriva al secondo minuto, marcata da Citi e trasformata dal numero 10 gallese Newton, cui segue dopo soli 5 minuti di gioco quella di Furia. Questa volta il precisissimo piede di Newton non trasforma, ma mi dice che sono comunque in vantaggio per 12-0. I neroverdi ci provano a concretizzare, dopo il primo quarto d'ora di gioco arriva la prima mischia. Il pubblico dagli spalti incita, ma gli aquilani, dopo una serie di sfortunati errori, non riescono ad essere incisivi nel gioco tattico al piede e subiscono la supremazia territoriale dei Medicei, che chiudono inesorabilmente il primo tempo 22-0, nonostante siano visibilmente provati atleticamente. Nuovamente una meta dei Medicei apre la ripresa, dopo 2 minuti è Boccardo a segnare e Newton trasforma. Siamo sullo 0-29 quando l'Aquila reagisce imponendosi in mischia e l'arbitro decreta la prima meta tecnica, trasformata da Cozzi. Per ripetuti falli in mischia arriva un cartellino giallo al numero 3 toscano e gli aquilani giocano col vantaggio numerico. Segue altra mischia e altra meta tecnica, Cozzi trasforma e porta la squadra sul 14-29. Il pubblico ci crede e non smette di sostenere la squadra per una rimonta che sembra possibile. Newton, con 2 calci piazzati, aumenta ulteriormente la distanza nel punteggio e un drop di Taddei chiude il match 38-14. Il Lanfranchi si tinge di rosso. Oggi è stata una partita difficilissima, abbiamo incontrato una squadra molto preparata, molto ben messi in campo, sapevamo che hanno dei giocatori che sono di un livello superiore, oggi l'hanno dimostrato e hanno dimostrato di meritare l'eccellenza. Noi siamo in crescita e continueremo a crescere facendo crescere questi ragazzi qua che sono l'orgoglio della nostra terra e noi siamo orgogliosi di loro e siamo orgogliosi di questa città stupenda che oggi ci ha seguito a Parma. Un anno veramente indimenticabile, ho detto ai miei ragazzi che ci sono partite che non ci lasceranno mai più soli, che ci rendono legati per sempre e credo che questo sia successo. E questo era il nostro ultimo servizio, il telegiornale torna questa sera alle ore 23, io vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Pro Teramo, la rubrica dedicata alla formazione biancorossa. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una cordiale serata.